Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Hai una voce flebile, poco sonora e vuoi potenziarla? Vediamo come puoi fare. Cantare in libertà. Se hai una voce un po' troppo leggera, poco sonora, alcuni consigli che posso darti sono questi. Magari se non hai un pianoforte o una chitarra, scarica una app con un pianino sul telefono in modo che tutti possano fare questi esercizi. Prendete una zona centrale e comoda per il vostro range vocale. Poi magari guardate la puntata sui range vocali. Per esempio, prendete una nota un do e cantatela per esempio con la lettera I. Partendo piano e cercando un punto in maschera, che è questa zona. Dove esca solo il suono e non l'aria, per esempio. Perché questo, l'aria è bella da sentire quando si canta, ma indebolisce il suono. Se noi dobbiamo potenziare una voce, dobbiamo cercare di eliminare l'aria. Quindi poi andate avanti, fate do diesis, re, re diesis, mi e così via, cercando nella voce una specie di metallo. Portando in questa zona la risonanza. E poi cambiate la I con tutte le altre vocali, in quest'ordine. Cercando di rimanere sempre in questa posizione. Vedrete che facendo 5 minuti, 10 minuti al giorno questi esercizi, vedrete che migliorerà la vostra potenza vocale e piano piano riuscirete a cantare più forte. Ovviamente la voce all'inizio sarà piccolina, abbiamo detto i, oppure e, poi piano piano cercherete piano piano di allargarla. Usando le risonanze, senza mai spingere. Mi raccomando, senza mai spingere perché sennò si va a finire sulla gola e non va bene questo. È come, ad esempio, se noi volessimo fare un buco al muro con un trapano grande, prendiamo un trapano, mettiamo una punta così e buttiamo il muro per terra. Invece, piano piano, si comincia con una punta più piccola, poi si cambia, fino a che si può fare un buco più largo. È uguale per la voce. Bene, in questo modo potrete potenziare la vostra voce. Ma ricordatevi che la potenza è nulla senza controllo.